Grazie Presidente, aggiungo a quanto è già stato detto che rispetto al momento in cui abbiamo depositato la mozione ci sono state tra l'altro delle novità positive. Il 16 di giugno c'è stata una commissione in occasione della quale ha partecipato la Real Testaccio, che è una delle società di calcio del Rione, e la Lega Nazionale Dilettanti. E quindi oltre alla parte negativa, tra virgolette, ovvero quello che la mozione chiede di non fare, oggi possiamo dire che c'è anche qualcosa di positivo che l'Aula vuole fare, appunto, perché un progetto dedicato al calcio a 11 è quello che Lega Nazionale Dilettanti e Real Testaccio stanno predisponendo. Proprio ieri c'è stato il sopralluogo, quindi i tecnici della Lega sono entrati dentro campo Testaccio, li abbiamo accompagnati anche io e l'assessore Tasciotti, oltre ovviamente ai funzionari del Dipartimento. E cosa ancora maggiore, ancora più positiva a mio avviso, durante il sopralluogo hanno partecipato anche dei rappresentanti sia della Roma che del Roma Club Testaccio, che evidentemente era venuto a conoscenza della notizia, e quindi adesso si sta scatenando una sorta di gara a chi presenta anche il progetto dedicato al calcio più bello, che è appunto poi quello che la mozione sostanzialmente chiede. Ricordo, calcio a 11 giovanile, in quanto al momento le dimensioni dell'impianto non consentono di realizzare un campo da calcio a 11 omologabile per i campionati professionistici, quindi non ci saranno spalti per migliaia di spettatori, ma appunto il progetto semplice ma che il quartiere desidera. Ogni volta che vado a campo Testaccio me ne rendo conto. Testaccio vuole il calcio, quindi non c'è niente da fare, qualsiasi altro progetto non sarebbe accolto in maniera positiva. E quindi ascoltiamo quello che il territorio ci chiede e appunto votiamo favorevolmente questa mozione e speriamo che quanto prima questo progetto possa essere presentato per poterne poi votare l'interesse pubblico. Grazie.